Sabato abbiamo capito che non è un uomo facile, che aveva le sue idee e aveva anche l'idea di se stesso, sono come cose in un certo senso. Sì, certo, certo. Anzi, lui poi tra l'altro ha preso l'Oscar alla carriera, cioè nell'Oscar, cioè l'Oscar in un film, per quello che lui considera la più brutta musica che ha fatto nella sua vita, quella per Quentin Tarantino, sì. Dice, pensa, quella più brutta musica che ho fatto, ho preso l'Oscar, e fino adesso non me l'avevano dato. Sì, poi però Quentin si è innamorato di Morricone, e nel suo film si chiama Grindhouse, lui c'è l'inizio, che è tutto preso dall'inizio di L'uccello dalle piume di cristallo, e lui comprò proprio la musica di Ennio Morricone, perché non la rifece rifare, prese proprio l'originale, e c'era la musica di Morricone, e c'era la storia pure della ragazza che cammina, va e poi fa una brutta fine, proprio identico, quando si dice manierista, no? Proprio manierista, più manierista di questo non c'è stato, l'ha rifatta uguale. Lucia, non so se lo ha raccontato qui o se lo abbiamo sentito parlando con lui fuori da qui, che con Tarantino, quando ha scritto la musica per i film che ne ha fatto, Tarantino non gli ha mai detto ah, bella quella musica, mai. Né se fosse bella, brutta, se gli piaceva o meno, mai. E sono molto tempo dopo, è Morricone che ha chiesto a Tarantino, ma questa musica ti è piaciuto? E lui ha detto, sì, molto. Sì. Tarantino è bizzarro, è una persona molto bizzarra, da prendere con le molle. Io lo conosco molto bene, appunto perché mi ha preso tante scene nei miei film, che l'ha messa nei suoi, se non lo conosco io, lo conosco benissimo. Sono delle citazioni. Sì, sì, esattamente qua alla fine c'è quella scena che abbiamo preso da Rogerio. No, no, mai. La nota più di pagina non c'è. No, niente, non c'è nota più di pagina. Dobbiamo a Morricone quella musica, non c'è mai. Però c'è invece nei film la musica presa da Ennio Morricone, la musica presa da e le scene prese da certo, ci sono. Questo che ho ricordato adesso, questa capacità, ho visto oggi, nell'ultimo film va a Cannes, non era annunciato quando hanno presentato il programma di Cannes, e oggi è arrivato un'informazione del festival aggiungendo un paio di titoli fra i quali l'ultimo film di Tarantino. Sì, quello che si chiama C'era una volta a Hollywood, esatto. Non doveva essere. C'era una volta in West, c'era una volta in America, adesso c'era una volta a Hollywood. Tarantino come si interessa del cinema italiano. Sì, sì, non doveva essere pronto, poi finalmente lavorando con un pazzo. Però negli ultimi giorni, cioè per approfittare anche della durata del festival per completare, perché non ha finito ancora. Però ci sarà.